Ciao amici e amiche di Volon Bright, siamo qua nella seconda parte della prima giornata del torneo di tennis in carrozzina, del torneo BNL del 2018, e siamo qua con Roberto Toso, a cui vorrei chiedere delle impressioni generali, insomma, su come è andata la giornata di oggi, se aveva delle aspettative che sono state soddisfatte, un andamento generale, un commento generale sulla giornata. Vabbè, logicamente molto positivo, la giornata per fortuna il tempo ci ha aiutato, la giornata è bellissima, anzi anche un po' troppo caldo perché per noi giocare sotto il sole, io ho giocato alle 2 del pomeriggio, era abbastanza ostico giocare, diciamo che ha tradito un po' le mie aspettative il tabellone, sono stato un po' sfortunato tra virgolette perché ho trovato subito la testa di serie numero 4, perciò diciamo che la mia partita è andata un po' a senso unico, ho perso il primo incontro, però sono fiducioso, anzi ho perso il secondo perché il primo avevo il bye, perciò ero già passato di default il primo incontro, e il secondo turno appunto trovando una persona, un giocatore che è molto bravo, è il numero 3 del mondo, è del numero 3 d'Italia, perciò mi sono inchinato alla sua superiorità, però sono molto felice dell'esperienza e adesso ho ancora il doppio da giocare, sono fiducioso per il doppio, e poi ci sarà il torneo Consolation che è molto importante per noi perché ci dà la possibilità di confrontarci con tutti gli altri, di giocare in questi 3 giorni, perciò confido negli altri 2-3 giorni che ci rimangono, che trascorrano in serenità come questi. La cosa positiva che si riscontro sempre in questi tornei tennis in carrozzina è che comunque il gruppo che si riesce a consolidare tra i vari giocatori, mangiamo insieme, stiamo insieme, siamo tutti amici, e il clima di assoluto fair play, perché infatti si vede, non ci sono mai né battibecchi né anche auto-arbitrandosi, per cui anche senza avere l'arbitro che ci diciamo designa il punto, ma siamo noi stessi ad arbitrare sul nostro campo, si vede che comunque la sportività è quella che comunque va a dominare comunque queste partite, questi avvenimenti, perciò tutto molto positivo. Poi ci sono delle belle ragazze che ci intervistano, perciò va benissimo, spero che mi intervistino ancora allora in questi giorni. Grazie a te, grazie.